Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Io sono Stefano aka The Mad Dog. Oh, Tower Simulator 3. Per chi di voi è avvezzo a questo tipo di prodotto, saprà che la Field Air, compagnia nota per aver rilasciato il primo Airbus, diciamo fly by wire per FSX, si ricorderà che aveva fatto anche dei prodotti per il controllo del traffico aereo. Ha fatto uscire nel mese di dicembre questo nuovo Tower Simulator 3 e ho visto anche qui alcuni video. Devo dire che è molto simpatico, è molto carino, non costa poco, maledetti loro, ma comunque sia risponde secondo me bene a quello che uno cerca per quanto riguarda il mondo del controllo del traffico aereo. Sul sito della Field Air potete acquistarlo direttamente oppure, come ho fatto io, acquistarlo su Steam, costa appunto intorno ai 50 euro. E poi, se volete fare il mossone, potete anche dal sito Field Air acquistare il bundle per altri 45 euro. Praticamente diciamo, si spende abbastanza per questo prodotto qui. Si può acquistare anche il bundle che permette di avere sia i modelli sia le compagnie aeree realistiche, perché ovviamente il gioco nasce con delle compagnie aeree praticamente farlocche, quindi giusto per prendersi un pochino di dimestichezza con il programma. Ma poi secondo me, se qualcuno vuole farlo in maniera adeguata, questo pacchetto secondo me è essenziale. Ci sono 130 modelli di aeromobili, 450 livree, ovviamente ci saranno poi dei update gratuiti, quindi è un prodotto che secondo me, per chi è appassionato di questa tipologia di gioco, secondo me vale veramente la pena. Ora entriamo in game e vi faccio vedere un pochino che cosa è possibile fare con questo Tower Simulator 3. Eccoci qua, una volta caricato il programma ci troveremo davanti a questa schermata. Ovviamente qui c'è la dashboard con i miei progressi fatti nell'ultimo periodo, visto che l'ho usato un pochettino per capire un po' le varie features. Quello che ci può interessare ovviamente all'inizio sono i settaggi, che potete andare a modificare con il vostro nickname, la separazione e la parallel approach, il distance e la radar separation. Nella parte video potete impostare la vostra qualità video, appunto, se volete modificare qualcosina. Nella parte sound ovviamente avete tutti i suoni e degli environment e anche degli aeromobili intorno a voi. Nella parte input ovviamente potete decidere quale pulsante utilizzare per poter parlare con gli aeromobili, visto che appunto è un programma che si basa al 90% sui comandi vocali. La sensibilità e la velocità della telecamera intorno per muoversi appunto intorno alla vostra posizione, e tutte le varie shortcut per le telecamere e i movimenti che potete fare appunto dalla vostra posizione. In ultimo, nella sezione add-ons, ovviamente avrete i pacchetti che avete acquistato, se li avete acquistati dal sito Field Air, per appunto avere un realismo. Inoltre, cosa non poco importante, vi consiglio di andare nella sezione help, dove ci rimanda direttamente a un programma, a un documento PDF della Field Air che ci spiega esattamente come funziona il prodotto e quali sono i comandi che possiamo dare ai nostri aeromobili. Ovviamente Tower Simulation riconosce soltanto la lingua inglese. È necessario avere ovviamente un microfono decente per poter parlare e tenere ovviamente un ambiente abbastanza silenzioso per permettere al programma di riconoscere la vostra voce e i vostri comandi. Qui abbiamo ovviamente l'identificativo delle varie lettere in alfabeto aeronautico e anche dei numeri.
questo è abbastanza importante, ossia capire le compagnie aeree fasulle che ci mette il programma a disposizione come si chiamano, perché altrimenti troviamo all'inizio un po' di difficoltà. E poi ovviamente i pulsanti che possiamo utilizzare, la differenza dei nostri, della tipologia di aeromobili che potremmo trovare, la differenza tra le separazioni in termini di secondi, e poi tutta la parte relativa ai comandi che possiamo fornire sia per quanto riguarda il decollo, l'atterraggio e il landing della ground. Se questo non bastasse, c'è il canale ufficiale anche della Field Air, dove potete trovare una playlist completa con tutto ciò che vi serve per configurare, utilizzare e gestire gli aeromobili all'interno di questo Tower Simulator 3. Quindi, volendo fare una prova insieme adesso, io vi porto direttamente a fare un giretto su un aeroporto abbastanza tranquillo, quindi che ne so, questo qua, giusto per cercare di spiegarvi un pochino come funziona e evitare appunto di essere continuamente contattato, perché sennò veramente non riesco a fare entrambe le cose. Attendiamo che carica il programma e ci siamo. Questa è la nostra postazione. Allora, in primis fatemi un attimo mettere in pausa il gioco, così da potervi spiegare un pochino le varie interfacce. Allora, noi di default partiamo da una postazione che ci permette di vedere l'aeroporto dall'alto con le taxiway e la pista. È possibile poi avere la visuale anche del radar, quindi quello che effettivamente ci serve per gli aeromobili in arrivo. Il METAR, che è essenziale, visto che appunto abbiamo la possibilità e anche la visione della pista in uso. E per finire poi, come vedete qui, ci possiamo spostare con il mouse dappertutto. Possiamo anche muoverci con i tasti WASD per definire meglio la nostra posizione. Possiamo salire, scendere, insomma possiamo fare un pochino come ci pare, e abbiamo, come vedete, anche varie postazioni da poter utilizzare. Quindi se io volessi spostarmi di qua, mi muovo di qua e addirittura anche più lontano. Quindi dovunque clicchiamo noi ci si accendono praticamente gli schermi. Io vi devo dire, lavoro in un'altra maniera, nel senso che qui, cliccando su 3D Radars, lui vi porta automaticamente al di fuori della torre, anzi sopra la torre praticamente. A mio avviso è un pochino più comodo, specialmente quando avremo gli aeroporti più grandi, perché altrimenti secondo me si capisce un pochino di meno a livello visivo, anche perché da fuori è possibile comunque avere le stesse finestre che ci sono all'interno, cliccando ovviamente sui pulsanti relativi. Quindi ADIRS, abbiamo ovviamente il nostro aeroporto dall'alto, dove possiamo definire noi se vogliamo orientarlo in un modo o in un altro, se vogliamo avere i tag delle taxi o della pista più o meno grandi. Il point of view size, ad esempio, non ci interessa più di tanto. Quindi questa è già una finestra che sicuramente ci serve, e poi ci può servire ovviamente anche la finestra delle strip, perché ovviamente quando ci chiameranno gli aeromobili, le fly strips verranno poi gestite di conseguenza, e anche per capire appunto chi cavolo ci ha chiamato, perché effettivamente all'inizio è un po' complicato. Allora, diamo il via al gioco. Qui abbiamo la possibilità di fare un rescaling delle nostre finestre. Io personalmente lavoro al 75%, perché penso che sia lo zoom migliore. Poi ovviamente dipende anche dalla grandezza dello schermo e dalla risoluzione che usate, però comunque potete abituarvi come meglio volete. Da qui abbiamo la possibilità di velocizzare. Ok, ci ha chiamato il Denali, eccolo qui, il Denali 868. Dicevo, da qui è possibile anche stoppare o velocizzare la simulazione. Quindi io con il pulsante control adesso vado a chiamare il Denali 868, che mi ha chiesto appunto il ready to start. Quindi Denali 868 approved, expect runway 10. Ground
1-0 approved. Dinley 68. Ok, come vedete lui ha chiesto lo startup, quindi io gliel'ho approvato e poi gli ho detto che la pista in uso sarà la 1-0. Io non ho manco visto il meta, o meglio non mi ricordo, ma di solito qui c'è la pista 1-0 in uso. E adesso vedete che lui, adesso qui non si vede perché è un pochino lontano dalla nostra posizione, comunque eccolo qua, è il classico Cesnino, lui ha messo in moto e quindi si sta preparando per il taxi. Quindi noi qui, adesso che ci dice che è ready to taxi, noi possiamo trovare dalla sua posizione come arrivare alla pista. Quindi in questo caso abbiamo la taxiway Charlie e Alpha. Quindi Denali 868, runway 10, via Charlie, Alpha. Runway 10 via Charlie, Alpha. Denali 868. Quando abbiamo dato questa istruzione, se noi clicchiamo sull'aeromobile, lui ci mostra il percorso che andrà a fare l'aeromobilino in questione. Quindi il Cesnino va lì, rulla e arriverà fino alla pista 10. Ora velocizziamo un pochino la simulazione, così lo facciamo arrivare fino al punto attesa. Quello che ho visto che manca al momento, purtroppo, è che quando lui arriva qui non ci chiama, nel senso che si mette lì in paziente attesa che noi gli diamo l'autorizzazione al decollo. Avrei preferito magari che dicevano, che ne so, ready for departure, almeno come nella realtà, ovviamente, che ci dicono appunto siamo pronti al decollo, quindi fammi partire. Comunque è arrivato qui, quindi gli possiamo dare l'autorizzazione al decollo. Denali 868, runway 10, clear for takeoff. Runway 10 cleared for takeoff. Denali 868. L'accento non è proprio il migliore, ma comunque sia, vedete che il comando vocale viene riconosciuto abbastanza bene, è abbastanza responsivo, quindi secondo me come impostazione base ci siamo. Adesso il Cesnino in questione parte, lo facciamo partire velocemente, qui, e lui ci dà, vedete, 100 punti perché abbiamo ottenuto il primo decollo con successo. Ora, io qui mi sono scordato perché stavo chiacchierando con voi, comunque voi sappiate che quando l'aereo ci chiama, ovviamente la ground strip si popola con la pista che abbiamo assegnato, cliccando su Go gli abbiamo detto che è in departure 10, quindi è decollato dalla pista 10, attualmente già in volo. Quando arriverà alla quota, dove sta? Alla quota di 1000 piedi o superiore, possiamo passarlo al departure. Quindi Denali 868, contact departure. Roger, good day. E quando contatta la departure, ovviamente non è più in nostro controllo, quindi possiamo cliccare su bin e lui leva la strip, e quindi al momento non abbiamo altri aeromobili in controllo. Andiamo avanti. Probabilmente questo qui che ha acceso i beacon sarà il prossimo a chiamarci. Ovviamente questo, ragazzi, è un St. Thomas, ecco. Ground, Globe 1530 with information Romeo requesting push and start. Si chiama Global, come ha detto che si chiama, questo mica me lo ricordo. Aspetta, andiamo a vedere qui, vedete perché vi serve Globe, ok. Globe 1530, pushback approved, expect runway 10. Grounded, 10, pushback approved. In questo caso, io gli ho dato l'autorizzazione al pushback perché me l'ha chiesta, e gli ho detto che di aspettarsi la pista. 64 Fox Tango with information Romeo, requesting push and start. Ok. Gli ho detto anche expect runway 10 perché in base a quello che io gli dico come pista di decollo, lui farà il pushback con il muso a destra o a sinistra, a seconda appunto di quello che gli St. Thomas Ground, Leslie 196 with information Romeo, requesting push and start. Leslie 196, pushback approved, expect runway 10. Ground, 10, pushback approved. Leslie 196.
564 Foxtrot Tango, pushback approved, expect runway 10. No, stavolta non me l'ha preso. 564 Foxtrot Tango. Non mi piace, come si chiama questo qui? 64 Foxtrot Tango, pushback approved, expect runway 10. Ground 10, pushback approved. 64 Fox Tango. Ok, anche il 64 Fox Tango sta per pushare. Ovviamente adesso qui cominciamo ad avere già due aeromobili, vedete, in movimento, quindi ovviamente quello che a noi ci interessa è che questi due non schioppino qui, quindi ovviamente se c'è un aereo in movimento e un altro che arriva di solito si stoppano, ma è bene controllare perché altrimenti vi levano ovviamente dei punti, quindi è meglio evitare. St. Thomas Ground, Globe 1530, ready to taxi. Ok, si è scollegato il pushback, quindi adesso lui è pronto al taxi. Io già mi ricordo come si chiama, niente, sono rincoglionito. Globe, ok. Globe 1530, runway 10 via Alpha. Runway 10 via Alpha. In Globe questo caso, io ovviamente ho assegnato St. Thomas Ground, Leslie 196 ready to taxi. Io ho assegnato per la pista 10 via Alpha, perché vedete che lui sta già sulla Alpha, quindi va dritto per dritto e arriva sulla 10. Stessa cosa facciamo per il Leslie 196, che ovviamente farà la taxiway Charlie e poi Alpha. St. Thomas Ground, 64 Fox Tango ready to taxi. 64 Fox Tango, taxi. No, scusa, ho sbagliato fraseologia. Questa... Say again. Sì, c'hai ragione. Allora. St. Thomas Tower, Leslie 465 on final 10. Ah, ok, abbiamo anche un aereo in avvicinamento. Allora, un momento che. Qui ne deve fare tante. Allora, Fox Echo Alpha. 64 Fox Tango, runway 10 via Fox Echo Alpha. Runway 10 via Fox Trot Echo Alpha. Perfetto. 64 Fox Tango. Poi Leslie 196, runway 10 via Charlie Alpha. Runway 10 via Charlie Alpha. Leslie 196. Abbiamo anche un aereo in avvicinamento, quindi se io vado ad aprire questo qui, eccolo qua, abbiamo Leslie 465 a 3000 piedi, ancora abbastanza lontano, non si vede, quindi facciamo decollare lui. Globe 1530, runway 10, clear to for takeoff. Negative. Ho sbagliato. Globe 1530. Globe 1530, runway 10, clear for takeoff. Runway 10 cleared for takeoff. Globe 1530. Eccolo qui, l'aereo si vede qui da lontano, quindi adesso speriamo che questo si sbrighi perché sennò è un casino. Adesso lui ovviamente, quest'altro aeromobile qua, si ferma in automatico fortunatamente all'ingresso della pista, quindi dobbiamo poi noi dare il cross runway. Quindi facciamo partire intanto lui. St. Thomas Ground. 1081482 with information Romeo, requesting push and start. St. Thomas Tower, e... Denali 1647 on final 10. Ok, lui ci sta, quindi questo sta decollando. Adesso diamo l'autorizzazione all'atterraggio a questo qui. St. Thomas Ground, 64 Fox Tango, request crossing runway 10. Ah, ecco, lui me l'ha chiesto, un momento che... Questo sta ancora in fase di decollo. E poi lui ci ha dato altri 100 punti. Allora adesso con calma. Leslie 465, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Leslie 465. 64 Fox Tango, cross runway 10. Cross runway 10. 64 Fox Tango. Adesso ovviamente io ho fatto una cosa che non bisogna fare, perché se questo realizza l'atterraggio questo non si deve muovere, ma è giusto per farvi capire un po' la fraseologia che può essere data. Poi ovviamente lui fa tranquillamente in tempo, però insomma
per essere precisi, andrebbe evitato. Denali 1482, pushback approved, expect runway 10. Ground 10, pushback approved. Denali 1482. Ora, un'altra cosa figa che possiamo fare, vi faccio vedere, appena atterra questo. Allora, intanto stoppiamo 6-4 Fox Tango, hold position. Hold position, 6-4 Fox Tango. Vedete, lui se l'ho fermato lui perché questo sta pushando. Quando questo è atterrato, io posso mettere questo qui volendo in attesa sulla 1-0, però abbiamo questo che è già dietro, quindi... Non abbiamo possibilità. Atterrano tutti belli lunghi sti aeromobili. Sicuramente a fondo pista è atterrato questo qua. Vabbè, lo facciamo andare bene. Ok, adesso lui da qui ovviamente dovrà uscire, quindi uscirà sulla eco. Io posso dare delle istruzioni per il taxi per l'Epron, quindi anche fornendo le istruzioni su dove arrivare, quindi se gli dico vai a Alfa si ferma qui, vai a Charlie si ferma qui. C'è un sacco di traffico adesso, quindi allora vediamo intanto questo che sta arrivando. Denali 1647, runway 10 clear to land. Runway 10 clear to land. Denali 1647. St. Thomas Ground. Aie. Denali 1482 ready to taxi. Globe 1530 contact departure. Questo mo l'ho scordato. Roger. Good day. Denali 1482 runway 10 via Alpha. Runway 10 via Alpha. Denali 1482. 64 Fox Tango continue taxi. Continue taxi. 64 Fox Tango. Leslie 465, taxi to Apron via Alpha. Taxi to Apron via Alpha. Vedete? Leslie 465. Io con il mio taxi to Apron via Alpha, ovviamente lui adesso ha preso un gate che è raggiungibile via Alpha. Se gli davo Charlie andava uno di questi qua. Questa cosa qui è importante perché a volte si incastrano, specialmente su questa taxiway qui, e quindi non si riesce più a mandarli avanti. Questo pure è atterrato. St. Thomas Tower, Leslie 867 on final 10. Sì, ma devi stare calmo però. Allora, Leslie 1986, runway 10, line up and wait. No, Negative. Leslie 1986. Leslie 1986, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. Leslie 1906. Questo qui pure lo mandiamo. Denali 1647, taxi to Hebron via Alpha. Perché exit a taxiway? Negative. Sì, c'è Denali 1647. Denali 1647, taxi to Hebron via Alpha. Taxi to Apron via Alpha. Denali 1647. Leslie 1906, runway 10 clear for takeoff. Runway 10 cleared for takeoff. Leslie 1906. For takeoff. Famoso takeoff. Allora, questo qui comunque sta arrivando, non si vede ancora. No. Denali 1482, runway 10. Line up and wait. Runway 10, line up and wait. 1081482. Ok, altri 100 punti guadagnati. Questo è decollato, va bene così. Adesso cerchiamo di far partire anche lui in tempi rapidi. Leslie 1906, contact departure. Roger, good day. Denali 1482, runway 10, clear for takeoff. Runway 10, clear for takeoff.
1081482. Ok, c'è quest'altro qui che mi sa piccolino pure, quindi lui, il... No, ancora no, aspettiamo un attimo che... È l'enterrimo sto coso, che è una zanzara, che roba è? Ok, il Denali sta andando. Leslie 867, runway 10, clear to land. Runway 10 clear to land. Leslie 867. Ok. Quindi il Denali 1482 è decollato. Adesso a breve lo mandiamo alla departure. Questo è in avvicinamento, quindi sta per arrivare. Denali 1482 contact departure. Roger, good day. 1482 l'abbiamo fatto. Mi sto un attimo perdendo, questo è in departure. Il 1647 è arrivato. Il 465 pure è arrivato. L'867 è in arrivo. Sì, comunque è lentissimo. È una cosa imbarazzante quanto è lento sta. Ok, quindi praticamente abbiamo già una condizione un po' più tranquilla. Adesso facciamo atterrare lui. Ha messo il carrello adesso, mi sembra giusto. 64 Fox Tango, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. 64 Fox Tango. Allora, quindi ragazzi, come avete visto, questo praticamente è il programma nel suo complesso. Ovviamente adesso come adesso ci sono pochi aeroporti, perché c'è questo, poi mi sembra che c'è Los Angeles, c'è La Guardia e mi pare che ce ne sono altri due. Ovviamente il pacchetto che vi ho fatto vedere prima è sicuramente molto interessante se vi piace questo tipo di, questa tipologia di gioco. Io l'ho puntato sinceramente perché sia per avere appunto le compagnie aeree reali, che almeno un minimo i call sign le conosco, ma anche perché appunto portano anche delle migliorie in termini di animazioni, in termini di movimenti, che sicuramente possono essere utili per rendere più immersivo il gioco nel complesso. Una volta che vi siete tra virgolette stufati o comunque volete fermarvi, basta cliccare con ESC back to menu e noi qui ci siamo presi, vedete, altri punti. Prima mi pare che stava a 4000 e qualcosa e quindi sono passato adesso al livello 3. Se vado su career ho già sbloccato, vedete, la parte di livello 3 e quindi ho sbloccato altre cose. Ovviamente, che ne so, Los Angeles Morning News, qui comincia già ad essere triste Venezia quando è sera, perché ovviamente ci saranno tantissime chiamate, quindi dovete essere un pochino più bravi. Secondo me è un gioco carino, nel senso che vi fa perdere un pochino di tempo, vi rende anche un pochino, come dire, vi fa allenare un pochino sulla fraseologia, anche se non è propriamente standard. Io ecco, spero che magari il vero, la vera sostanza di questo gioco è appunto la fraseologia e i comandi vocali. Potrebbero essere sistemati un pochino, visto che sicuramente, diciamo, ci sono tante sfumature quando si contatta l'ATC e tante cose che si potrebbero dire. Ovviamente hanno cercato di ridurre all'osso per ottimizzare meglio anche lo speech recognition, quindi comunque basta farci un po' l'abitudine e poi, come avete visto, il gioco risponde anche abbastanza bene. Quindi ragazzi, io così, variazione sul tema su questo canale qui, però mi piaceva portarlo perché comunque fa sempre parte del mondo simulazione, però ci tenevo comunque a portarlo perché mi sembra un prodotto secondo me interessante e soprattutto simpatico per chi vuole divertirsi un pochino anche a fare il controllore piuttosto che sempre il pilota. Io vi ringrazio ragazzi per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, noi ci sentiamo prossimamente con un altro video, passate una buona giornata. E statemi bene. Ciao a tutti!